a Sant'Andrea ad aggiudicarsi la meta porchetta della Provaccia, la grande notte delle riserve. Con un 9, 5 di Mauro Piantini e 4 di Francesco Rossi, è il quartiere biancoverde a portarsi a casa la vittoria della prova generale dedicata quest'anno alla memoria di Carlo Fardelli. Un trionfo già annunciato dalla prima carriera con uno scatenato Piantini che scancella il centro del tabellone, siglando un 5 quasi perfetto. E dopo i festeggiamenti in piazza, i quartieristi biancoverde si sono rilassati tra le mura della sede di Via delle Gagliarde. Qui, porchetta per tutti, qualche bicchiere di vino per il brindisi e poi tutti in piazza San Giusto a scatenarsi nelle danze. È stata la notte delle prove generali, quella durante la quale gli aretini hanno un primo assaggio di quello che sarà la grande esibizione di sabato. Per tre giostratori questa provaccia è stata il loro debutto in piazza. Santo Spirito, in questa edizione, ha fatto un vero e proprio cappotto di esordienti. Oltre ai titolari, anche le riserve sono alla loro prima esperienza. Si tratta di Thomas Tanganelli, che ha corso con El Chico, e Andrea Bennati, con Cecchino. Altro quartiere, altro esordiente, Porta del Foro con Andrea Bonardi, alla sua primissima esperienza in giostra, affiancato da Gabriele Gamberi. Hanno invece già disputato altre provacce le riserve di Porta Sant'Andrea, Francesco Rossi con Faradiba e Mauro Piantini con Gianna Seconda, e anche quelli di Porta Crucifera, Andrea Acquisti con Merlino e Andrea Vernaccini con Guendalina. Una notte unica per Arezzo, un breve assaggio di quella che sarà la magica serata di sabato.